La colite è detta anche sindrome dell'intestino irritabile e chi ce l'ha sa perché questo nome, questo nominativo. In realtà è una tendenza all'infiammazione da parte dell'intestino che porta dei sintomi molto fastidiosi. I sintomi sono diversi e molto fastidiosi, come gonfiore, tensione addominale, spasmi e dolori molto forti, fino alla alternanza di stitichezza e dissenteria. Per contrastare la colite, la naturopatia funzionale integrata consiglia di seguire un metodo. Ovviamente per avere i risultati bisogna essere sistematici e quindi sono tre le fasi fondamentali per riuscire a superare questi disturbi. La prima riguarda la pulizia completa dei batteri, patogeni, dei virus e dei funghi che albergano nell'intestino, soprattutto nel colon. La seconda è il ripristino della salute della mucosa intestinale e vedremo come. E il terzo passaggio fondamentale è il cambiamento delle abitudini alimentari. Per ripulire l'intestino consiglio due rimedi naturali molto semplici ed efficaci. Il primo è lo psilio, sono i semi di Plantago ovata che messi nell'acqua creano una specie di gel che in realtà è una fibra mucilaginosa che ha proprietà emollienti e antiflogistiche. Il secondo rimedio per la pulizia dell'intestino è la zeolite. Si tratta di una polvere molto sottile. La zeolite è definita anche lo spazzino dell'organismo perché ha proprio la capacità di assorbire ed eliminare tutte le tossine e gli elementi indesiderati. Per il ripristino della mucosa intestinale dopo la pulizia, consiglio due rimedi molto efficaci e semplici anche in questo caso. Il primo è un gemmo derivato, è il gemmo derivato del mirtillo, il suo nome è Vaccinum Vitis Idea. E viene preso in gocce ed ha un'azione molto importante per l'intestino perché corregge gli squilibri e ripristina l'attività enzimatica intestinale. Il secondo rimedio è l'aloe. Conosciamo tutti le qualità dell'aloe, in questo caso ci focalizziamo sulle sue virtù cicatrizzanti e normalizzanti della mucosa intestinale. Per quanto riguarda l'alimentazione, consiglio anche qui di essere molto sistematici e rigorosi e di fare un test delle intolleranze alimentari, perché ognuno è diverso e l'intestino di ognuno è una storia, è la storia di una vita e reagisce molto spesso ad alimenti diversi. In ogni caso, nella manifestazione della colite, gli alimenti che contengono gli elementi più scatenanti sono il lattosio, quindi tutti i latticini, il glutine sempre più spesso, il lievito ed è stato riscontrato anche la soia, uno degli elementi più fastidiosi per l'intestino colitico. Quindi verificare la propria tollerabilità a questi alimenti, secondo me, può essere utile per impostare un programma alimentare personalizzato. Mentre si segue questa strategia globale, consiglio due rimedi che agiscono veramente subito e molto velocemente. Sono i probiotici da prendere al mattino, però in dose massiccia, in dose forte, e i semi di pompelmo da prendere alla sera che hanno un effetto veramente disinfiammante e quindi calmante dell'intestino colitico. L'ultimo aspetto da prendere in considerazione è il famigerato stress. È vero, purtroppo, come dico sempre, oggi nessuno può essere esente da stress perché immagino che l'agenda di tutti sia veramente troppo piena di impegni, molto fitta e molto pressante. Però è importantissimo adottare delle strategie che contrastano gli effetti collaterali dello stress, soprattutto quelli che si sentono nell'intestino. E il modo migliore è quello di effettuare delle respirazioni, soprattutto da distesi, con le mani sull'ombelico, lente, fluide, regolari, che calmano il sistema nervoso, comunque agiscono anche sul diaframma e vanno ad apportare un beneficio anche alla zona dell'intestino. Quindi, riassumendo, una buona strategia di pulizia, di ripristino della flora batterica, di cicatrizzazione e cura della mucosa intestinale, assolutamente un programma alimentare individualizzato
e l'eliminazione dello stress. Tutti questi elementi agiscono positivamente nei confronti della colite in modo naturale. Come naturopata, con questa strategia ho aiutato tantissime persone a ritrovare la pace e la serenità dell'intestino, che poi significa pace e serenità anche nella vita, perché è veramente un elemento centrale della nostra esistenza. Quindi se volete avere una consulenza o un consiglio, scrivete alla mail qui sotto, che trovate nel video. E se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace, condividetelo e lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buona salute naturale a tutti!